Welcome, io sono Pierre e ti do il benvenuto in questo nuovo Svuota la Spesa Conad. È tanto che non vado dal Conad, o meglio, ogni tanto ci vado ma giusto per prendere due cosine, quindi non riesco a fare uno Svuota la Spesa. Ma questa volta ci sono state delle offerte un pochino più interessanti. Tutte le offerte che vedrai termineranno il 2 di novembre, la maggioranza dovrebbero essere grazie alla tessera del Conad. Ho speso un totale di 44,58 euro, quindi diciamo che non è che è stata proprio una spesa economica, nel senso non ho preso chissà cosa, ho speso tantissimo, e per quello che non vado tanto al Conad, ma vabbè. Comunque sia, ti invito ad andare a vedere il volantino del Conad più vicino a casa tua in modo da vedere se le offerte corrispondono, perché purtroppo da Conad a Conad cambia un po'. Queste dovrebbero essere più o meno tutte quelle delle offerte del nord, spero. Ma iniziamo subito. La prima cosa che ho preso in offerta è il cavolo cappuccio a 98 centesimi al chilo, l'ho pagato 1,46 euro. C'è anche il cavolo verza allo stesso prezzo al chilo, mentre il cavolo viola costa un pochino di più. Però devo dire che la frutta e la verdura dal Conad oggi era stupenda. L'unica cosa che ero di corsa e ho preso giusto solo le cose in offerta, stupidamente, ma vabbè. Il prosciutto, che non ti faccio vedere, però ti dico che è in offerta 15,90 euro al chilo, il prosciutto cotto. Io non mi ricordo, ho preso il Martelli che non era in offerta, però c'era un altro prosciutto in offerta 15,90 euro al chilo che conviene di più. L'unica cosa è che non l'ho preso perché non era in un buon punto. Passiamo alla carne e ho preso due confezioni di fettine di coscia di bovino adulto a 15,90 euro al chilo. Questa qua mi piace perché è bella sottile e la maggioranza delle volte la faccio impanata e rimane tenerissima. In offerta 99 centesimi la passata Mutti da 700 grammi, ne ho presa solo una bottiglia perché era l'ultima. Questa sono quasi sicuro che passa solo se hai la carta. Olio extravergine di oliva non filtrato, 100% italiano, l'ho preso proprio per questo motivo, in offerta 5,38 euro ed è da un litro. Vini, ho preso questo spumante Andrea Scheller questa è una bottiglia spettacolare da vedere, spero che sia anche buona. L'ho pagato 2,19 euro, 750 ml, spero che si sia vista bene la cosa. Guarda, c'è anche la mia faccia dietro. Ho preso Botte Buona vino rosso d'Italia in offerta, c'è anche il bianco in offerta dello stesso marchio 1,98 euro, ma io ho trovato solo il rosso. Ho provato a prendere il Grecanico Terre Siciliane del Poggio dei Vigneti a 2,95 euro, questo qua. Come hai visto nelle immagini di copertina e moltissimi di voi me l'hanno suggerito, ho preso l'ammorbidente Lenor, in realtà due, perché cioè, sono spettacolari, hanno dei colori vivacissimi. Mi avete in tantissimi consigliato i Lenor perché profumano molto di più, funzionano molto di più, anche se ne usi meno di quello che loro consigliano. Visto che li ho trovati in offerta, penso perché siano delle nuove profumazioni, perché io sinceramente così non li ho mai visti di questi colori. Questo qua è Fioritura Primaverile di Portofino e questo qua è Tramonto Estivo di Panarea. Sono da 925 ml, concentrati dovrebbero essere, mi pare di averlo letto sullo scontrino, forse c'è scritto che è concentrato. Comunque 37 lavaggi. Non ho ancora sentito le profumazioni perché non sono proprio il tipo da aprire le confezioni in negozio. Questo mi ricorda un profumo di una volta, cioè un profumo che avevo già sentito in passato, di quei tester di profumi che sono abbastanza strong. Comunque l'ho pagato 1,49 euro perché sono scontati. Qua c'è scritto Lenor Tramonto Estivo di Panarea è ispirato all'essenza di questo tesoro nascosto che unisce la ginestra selvatica, il bocciolo di tiglio e l'ambra per un tocco delicato. A me non sembra delicato, sarà perché magari è concentrato.
Non so la colorazione se è davvero gialla o è bianca, perché con questa confezione non si capisce. Però boh, magari diluito in effetti è più buono. Invece questo, l'Enor fioritura primaverile di Portofino, è ispirato ai meravigliosi giardini della nostra penisola, dove la primavera inizia con un'esplosione, con fiori di pesco selvatici che sbocciano insieme ai fiori di rosa, fresia e bergamotto. Questo già mi ispirava molto di più. Sarà sempre per il rosa Schiaparelli. Intanto me lo bevo. Ma è buono. Però non so, devo vedere poi sui vestiti. Adesso controllo perché mi sembra che... Ma che fregatura è? C'è meno prodotto, qua. Sì. Non si vedono, ma di poco. Non va mica bene, ragazzi. O qualcuno me li ha fregati, o altrimenti sono loro che me li hanno fregati. Comunque, non è che ne manca tanto, eh. Mezzo centimetro manca, perché praticamente arriva al di sotto dell'etichetta, cosa che invece qua arriva al di sopra dell'etichetta. Quindi o qua me l'hanno allungato con l'acqua, o qua mi hanno tolto del prodotto. Comunque sia, ti farò sapere se mi trovo bene. Cercherò di usarne il meno possibile, come mi avete consigliato giustamente. Qualche pacchetto di acqua naturale, questa qua della San Benedetto Eco Green Oligo Minerale Naturale, a 1,32 euro, mi pare che costino tipo 22 centesimi a bottiglietta. L'ho presa semplicemente perché, essendo sempre di corsa, tante volte cerco di usare la mia bottiglia che avevo acquistato da Lidl, quella riciclabile, però cioè quella riutilizzabile, però tante volte acchiappo la bottiglietta e scappo. Direi che per questo svuota la spesa è tutto. Se ti è piaciuto lasciami un mi piace, se hai qualche consiglio, suggerimento, qualche altro prodotto che tu acquisti e riacquisti da Conad, fammelo sapere qua sotto nei commenti. Se sei nuova iscritta o non iscritta, lasciami un saluto che ti do il benvenuto, e se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perderti le mie prossime pubblicazioni. Ci vediamo al prossimo video. Bye!